Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Secondo appuntamento di Rai Sport dedicato al campionato mondiale di mountain bike orienteering nei territori della provincia di Vicenza. Oggi è stata giornata di riposo per gli atleti dopo la grande fatica di ieri con la prova sulla lunga distanza. Da domani si riprenderà con le gare perché si continua fino a sabato. Un campionato mondiale davvero strepitoso, eccezionale. Pensate, 30 nazioni, 400 atleti, davvero una grande manifestazione che Rai Sport ha voluto seguire giorno dopo giorno. E allora cominciamo questo nostro speciale dedicato a questa manifestazione con il segretario generale della Federazione Italiana Sport di Orientamento, Giuseppe Falco. Segretario, allora davvero una grande occasione per l'Italia che per la prima volta ospita questo campionato del mondo, un grande riconoscimento che arriva da tutto il movimento internazionale. Sì, è vero. Gli ottimi risultati di ieri sono state la giusta sommatoria degli sforzi fatti in passato in ambito organizzativo da parte della federazione, e questa edizione nona dei campionati mondiali di mountain bike, grazie all'apporto che il comitato organizzatore ha dato in maniera molto analitica, non tralasciando nulla al caso, hanno portato anche un risultato di rilievo agonistico che va a seguire quello che ha ottenuto l'anno scorso Luca Dalla Valle con la medaglia di bronzo ottenuta in Portogallo. Prima giornata di gare, già due medaglie nel settore elite femminile, nel settore junior maschile, con una promessa anche locale di Magrady Schio, Riccardo Rossetto, è veramente di soddisfazione per la federazione. Allora, ci ha anticipato molte cose il segretario generale Falco. Gabriele Viale, responsabile del comitato organizzatore, abbiamo vissuto ieri questa prima grande giornata di gara, ma soprattutto c'è da dire che subito è stato testato il livello organizzativo e con i tantissimi volontari a disposizione il risultato è stato eccezionale, con il plauso dei responsabili di tutte le federazioni. Sì, è stata una giornata ieri molto impegnativa anche da un punto di vista dell'organizzazione, in quanto il gran caldo, un caldo straordinario, ci ha imposto comunque anche dei ristori integrativi, dei quantitativi d'acqua notevoli, e quindi tutti i volontari impegnati hanno veramente emulati nel loro servizio, perché poi la prova è durata quasi 8 ore, quindi ha significato per loro rimanere 8 ore scoperti al sole, di assistenza, di presidio degli incroci stradali, e quindi a tutti i volontari dei gruppi della protezione civile, degli alpini e dei comuni che comunque non hanno lesinato il loro impegno a supporto organizzativo va sicuramente il nostro riconoscimento e il nostro grazie. Una manifestazione questa che vuole valorizzare quello che è naturalmente l'aspetto organizzativo, la valorizzazione di un territorio come quello della provincia di Vicenza, ma soprattutto anche l'occasione per far conoscere una splendida disciplina sportiva come la mountain bike orienteering. Segretario generale, qualche numero della vostra federazione, del movimento, i tesserati, sappiamo che siete addirittura una delle prime discipline sportive praticate ai giochi studenteschi. Sì, abbiamo la fortuna che l'orientamento interessa diverse competenze nel mondo della scuola. Noi abbiamo tecnici che non provengono solo dall'insegnamento delle scienze motorie, ma provengono dal mondo della geografia, delle scienze naturali, addirittura in un corso d'arresto abbiamo trovato insegnanti di estimo e di fisica e di matematica. I numeri quest'anno hanno avuto un notevole incremento, siamo passati da oltre 4.500 tesserati a circa 6.000. Le società si stazionano circa sulle 200 e in ogni regione possiamo dire abbiamo dell'attività. È giusta la sottolineatura del mondo sportivo scolastico. All'edizione dei giochi sportivi studenteschi del 2011 a Policoro abbiamo avuto l'Emplane, tutte 19 regioni più le due province autonome sono stati presenti col settore maschile e femminile e anche con un discreto numero, è da dire, del mondo paralimpico, quindi di studenti portatori di disabilità che hanno gareggiato a Policoro nella finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi. Un'attività questa che voi contate di sviluppare, di far crescere anche dopo questa manifestazione. Di solito un mondiale, una manifestazione internazionale porta a un incremento dei partecipanti. Voi siete pronti, siete circa 6.000 tesserati, ma davvero c'è la possibilità, c'è dietro un grande potenziale. Sì, dobbiamo dire anche che stiamo cercando, l'abbiamo già ottenuta con la Federciclismo, con un protocollo d'intesa firmato dal Presidente Grifoni e dal Presidente Di Rocco, l'esempio di Riccardo Rossetto emblematico proviene dal mountain bike e della Federciclismo, in pochi mesi si è allenato e ha ottenuto risultati grazie alle sue capacità.
Lo stesso stiamo attuando con la Federatletica per quanto riguarda la corsa orientamento e prima dell'inverno pensiamo di arrivare a un protocollo d'intesa anche con la FederC per quanto riguarda lo sci orientamento. Complimenti davvero all'attività della Federazione Italiana Sport di Orientamento. Gabriele Viale, non solo mondiale di mountain bike orienteering, tante le iniziative collaterali. Intanto vogliamo dire questa splendida Paola Pezzo, madrina della cerimonia di apertura in Piazza dei Signori a Vicenza, vestita con questo tubino attilato tricolore che ha davvero reso questa splendida atleta ancora con un fisico eccezionale. Poi le iniziative collaterali. Partiamo soprattutto del Nordic Walking, 7 giorni, 7 camminate a tema. Sì, Paola Pezzo era in splendida forma, non poteva mancare una madrina così eccellente per il Veneto, terra mondiale, terra di campioni, quindi la bicampionessa olimpica ha onorato la nostra manifestazione. E all'interno del progetto del campionato del mondo, appunto già di per sé qualificante, essendo un campionato del mondo, abbiamo voluto promuovere il territorio e tutte le opportunità di pratica sportiva. Ecco perché abbiamo attivato una serie di percorsi giornalieri collaterali alle gare agonistiche di Nordic Walking proprio per l'utenza nordica, dove appunto l'orientina in massa e quindi offrire loro la possibilità di scoprire il nostro territorio, le nostre bellezze, le nostre eccellenze. E non solo Nordic Walking, abbiamo anche voluto organizzare una gara di golf orienteering qui al Golf Club del Colli Iberici, in quanto anche il Golf Club è sport di massa nei paesi scandinavi. Ecco, di questo ne parleremo tra poco. C'è poi anche la solidarietà, c'è da dire che avete donato una bella somma alla Città della Speranza che si occupa della ricerca oncologica infantile. Sì, abbiamo voluto destinare 10.000 euro della raccolta fondi per il campionato del mondo a favore della Fondazione Città della Speranza. Volevamo dare il nostro sostegno, il nostro contributo concreto alla Torre della Ricerca che dovrebbe essere pronta l'anno prossimo a Padova. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, a cominciare da Giuseppe Falco, segretario generale della FISO, ringrazio Gabriele Viale, responsabile dell'organizzazione di questo mondiale, anticipava e accennava che tra le iniziative collaterali c'è appunto questa splendida competizione di golf. Noi abbiamo sentito il vicepresidente del Golf Club Colli Iberici, sentiamolo. Noi siamo partner di questa nona edizione dei campionati mondiali di mountain bike orienteering e questo scenario in 60 ettari di natura incontaminata è la dimostrazione che due sport, la mountain bike e il golf, possano convivere e essere traino di un turismo nuovo e naturale per questa zona. Torniamo allora a parlare della prima giornata di gare, una giornata davvero memorabile, davvero storica per questa disciplina sportiva. Subito 2 medaglie nella lunga distanza da Marostica a Bassano e siamo con i 2 protagonisti di questi successi. Il responsabile tecnico del settore mountain bike orienteering Andrea Visioli e colei che ci ha regalato davvero questa grande, grandissima emozione è lì che ci fa vedere questa splendida medaglia di bronzo conquistata con tanta fatica, soprattutto per il grande caldo. Laura Scaravonati che davvero ha coronato questo ritorno ai campionati del mondo a un anno di distanza con questo splendido risultato tecnico. Allora, giornata storica dicevamo, se sommiamo anche il bronzo appunto di Riccardo Rossetto, non si poteva iniziare meglio, Andrea? Sì, è stato qualche cosa di eccezionale per la federazione. Non è stata una cosa improvvisata, voglio sottolineare che sono stati 3 anni lunghi che ci hanno portato a questo evento. La federazione ci teneva particolarmente. 3 anni fa siamo partiti reimpostando sostanzialmente la squadra e il risultato attuale, soprattutto della Junior, fa ben sperare, certo per il futuro, ma rappresenta tutto il lavoro che è stato fatto sommando gli allenamenti della Junior agli allenamenti dell'assoluta. Questo è stato il segreto che ci ha portato al risultato odierno. Su Laura diciamo che abbiamo scoperto le carte, sapevamo che era forte 2 anni fa e poi per un infortunio di cui magari parlerà lei, ma ormai sorpassato come vediamo dai risultati, ci siamo un po' bloccati nell'aspetto agonistico. A un anno dall'infortunio direi che Laura ha recuperato completamente, siamo qua e il risultato non è l'unico, spero, nel senso che comunque avendo scoperto le carte il mondiale è ancora lungo e ci aspettiamo ancora qualche cosa.
Laura, un esordio davvero eccezionale, subito la medaglia di bronzo, due grandi avversari come la danese Körling e la finlandese Stengard, tu hai messo ieri al termine della gara a chapeau davvero due grandi atlete, ma tu hai saputo tenere testa a loro dimostrando tutte le tue capacità. Conosciamo un po' meglio però Laura Scaravonati, una vita nella corsa orientamento, poi come accennava Andrea, questo infortunio che ti ha spinto sulle due ruote. Sì, io la prima gara di orientieri l'ho fatta nel 91, quindi il 2011 è il mio ventennale e ho fatto tanti anni nella sezione corso orientamento e ho vinto tanti titoli italiani e poi 4 anni fa ho deciso di intraprendere questa nuova avventura perché dopo 2 operazioni al ginocchio, come riabilitazione, ho cominciato ad andare in bici. Devo ammettere che il pallino della bici ce l'ho sempre avuto e quindi ho approfittato dell'operazione per andarci, visto che quando correvo non potevo farlo. Mi è piaciuto e per scherzo ho iniziato a fare le prime gare di mountain bike orientamento che sono andate subito bene. E poi ho fatto un anno un po' ibrido tra corsa e mountain bike finché ho deciso di fare il passo definitivo e abbandonare la corsa orientamento per la mountain bike orientamento. Ecco, i titoli italiani sono diventati oramai un... Sono 25, sì, tra corsa e mountain bike orientamento sono 25. Ecco, poi abbiamo cominciato invece con quello che riguardava un confronto a livello internazionale, sono risultati arrivati i primi importanti risultati a livello europeo con la Coppa del Mondo e da lì poi una crescita dei risultati. Sì, anche se come diceva prima Visioli c'è stato questo infortunio dell'anno scorso ad aprile che ha interrotto un po' questa corsa verso il mondiale in casa e sono rientrata a settembre con la Coppa del Mondo sui Colli Euganei e da settembre abbiamo iniziato a lavorare fino per ieri soprattutto perché la gara longa è quella che a me personalmente piace di più, mi piacciono le gare lunghe nelle quali c'è da soffrire e dove non si sa mai come può andare a finire, essendo lunghe può succedere di tutto. Ecco, proprio torniamo sulla gara di ieri, estenuante dal punto di vista climatico, si sono sfiorati i 40 gradi, c'era davvero la necessità di idratarsi continuamente. Qual è stato il momento in cui hai capito che eri a portata di una medaglia? L'ho capito sul finale quando sono stata raggiunta dalla danese e visto il ritmo della danese e io riuscivo bene o male a starle dietro, ho capito che insomma avevo fatto una buona gara, anche se quando sono arrivata mancava ancora Christine Schaffner, la svizzera campionessa long mondiale in carica, ed era la ragazza che temevo di più perché ha già vinto 2 titoli mondiali long e quindi insomma sapeva il fatto suo. Perciò ci sono stati questi 6 minuti di attesa da quando sono arrivata a quando doveva arrivare Christine che sono stati davvero interminabili, quindi fino alla fine sapevo di aver fatto un bel risultato, ma la certezza della medaglia non ce l'avevo. Andrea Visioli, allora se il risultato di Laura poteva anche essere pronosticato, la grande sorpresa è stato Riccardo Rossetto. Riccardo Rossetto è un ragazzo che si è avvicinato, io sono andato a ritrovare ieri sera, giusto ieri sera, una mail del 6 ottobre 2010, quando si era avvicinato alle gare di orientamento quasi per scherzo e la federazione l'ha subito contattato vedendo in lui un certo carisma sotto l'aspetto tecnico. Sotto l'aspetto atletico sapevamo che venendo dalla mountain bike poteva far la differenza e lo vedevamo subito. L'aspetto tecnico chiaramente andava motivato e andava costruito. In un anno abbiamo lavorato molto su Rossetto, ma non solo su di lui, su tutta la nazionale junior, avvicinandolo, come accennavo prima, alla nazionale assoluta. Questo è stato il nostro segreto, quello di far partecipare gli junior in coppe del mondo assolute, in maniera da far fare esperienza a loro, quindi portandoli all'estero e facendoli navigare nel mondo e nel teatro della mountain bike orienteering. Rossetto non è stato quindi una sorpresa a tutti gli effetti, anche se il risultato è stato eclatante, a maggior ragione perché poi è avvenuto in casa. Io credo che ormai, come ho detto prima, le carte sono scoperte e possono ancora fare bene. Sono persone, sono ragazzi preparati, perché 2 ore di gara sono comunque sotto questo clima, tra l'altro, vuol dire che è stata fatta una buona preparazione e staremo a vedere. Nell'orientamento ci sono moltissime variabili e speriamo che tutte le carte riescano ad essere incastrate alla perfezione. Ecco, c'è da dire che oltretutto al di là di queste 2 medaglie ci sono stati anche degli importanti piazzamenti sia con gli junior che anche con gli elite.
Sì, e per tornare agli junior, Marco Guizzardi, che è un bolognese, ha conquistato ieri una quinta posizione degna di merito perché comunque è un podio, è il podio lungo delle sei posizioni e a pochissimi minuti dal podio, dal bronzo in sostanza. E questo fa ben sperare tra l'altro venerdì nella staffetta perché poi altri due ragazzi, Bonazzi e Stanfer, un altro bolognese Bonazzi e Stanfer che è un altotesino, sono comunque nella top 15 della junior. Questo fa ben sperare, dicevo, nella staffetta perché la staffetta sarà formata a tre frazionisti. Nell'assoluta aspettavamo invece il risultato che è arrivato di Jaime Origi, un sesto posto che non significa essere arrivati troppo indietro rispetto a un bronzo, perché comunque siamo a un secondo dal quinto posto e a pochissimi secondi da un quarto posto. E ripeto, nell'orientamento le variabili sono pressoché infinite, per cui un sesto posto come è stato vissuto ieri è veramente un risultato degno di nota. Grazie Andrea. Laura, allora dicevamo rimangono tre gare, pronostico, sappiamo che subito domani con la media distanza, poi la staffetta, la sprint, quale delle tre? Sì, ma io sono fiduciosa per tutte e tre. Credo di essere in una condizione psicofisica davvero ottimale, la migliore di sempre, credo, e spero di poter far bene in tutte e tre le gare che rimangono. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, tutti quelli che mi sono stati vicini in questi mesi, perché sono stati mesi difficili, soprattutto il recupero dell'infortunio, sono stata obiettivamente insopportabile, e il gruppo sportivo Forestale che mi permette di fare l'attività di professionista. Assolutamente sì, va ricordato l'aiuto che arriva proprio dalle forze militari a tutti gli atleti italiani. C'è da sottolineare anche un altro aspetto, il fans club impazza su Facebook e soprattutto c'è una tua immagine in bikini che impazza i tanti fans, è così Laura? Ho scoperto che questa immagine ha fatto furore, quindi insomma mi fa piacere. Un po' come è stata Paola Pezzo con la famosa cerniera aperta ad Atlanta, insomma, ecco. Complimenti a Laura, complimenti ad Andrea Visioli. Noi vogliamo intanto continuare con quello che è il grande, grandissimo momento che sta vivendo la nazionale danese e vogliamo quindi sentire quella che è stata la regina della long distance, vale a dire la danese Corving. We have a strong team. We have many good riders who can do it well, and we have a good team. We're good at backing each other up. And abbiamo una buonissima squadra, quella nostra danese. Ci alleniamo insieme, siamo molto seri e motivati, e i risultati ci hanno dato ragione. Rieccoci dal Golf Club Coliberici per questo speciale dedicato al campionato mondiale di mountain bike orienteering. Sei giornate nella splendida provincia di Vicenza, si cambia ogni giorno territorio, oggi giornata di riposo, da domani si ricomincia. Ci hanno raggiunto in questa terza fase della nostra trasmissione due grandi atleti del settore maschile, Jaime Origi e la rivelazione di questo campionato del mondo, Riccardo Rossetto. Buonasera a tutti e due. Allora Jaime, il primo giorno nelle qualificazioni una buca, ieri una sbarra, poi per un solo secondo dal al sesto posto, abbiamo finito con la sfortuna? Sì, dai, non parlerei neanche di sfortuna, perché la qualificazione è andata bene, avevo margine, per cui sapevo che anche la foratura sarebbe stata ininfluente. Invece ieri sono un po' dispiaciuto, perché ovviamente sono venuto qua, ve l'avevo detto, per prendere una medaglia che non ho al collo, per cui mi sento qualcosa che manca. Ci sono altre tre gare e cerchiamo di colmare questo vuoto. Ovviamente ieri non parlerei veramente di sfortuna, forse ero un po' annebbiato, la fatica si sentiva dopo 2 ore e 7 di gara e la sbarra non l'ho proprio vista. E soprattutto abbiamo visto che quando sei arrivato stremato, caduto a terra proprio, non ce la facevi più, avevi dato comunque tutto quello che potevi dare. Sì, forse avrei avuto qualcosina da dare in più, però mi sono un po' lasciato prendere dall'emozione, un po' la voglia di arrivare quando manca così poco all'arrivo, per cui dopo la sbarra forse ho perso anche un po', appunto, la giusta concentrazione per arrivare all'arrivo dando tutto, tutto, tutto. Certo, tanto di più.
Non potevo darlo, eh. E comunque non ha nulla da che recriminare, perché è stata assolutamente una giornata rivelazione. Schio, la città natale, arriva dalla mountain bike pura, come sottolineava prima Andrea Visioli, il passaggio nel giro di poco tempo, davvero subito una medaglia d'argento che porti al collo juniores ai campionati del mondo, davvero incredibile, che dire? Che dire, come inizio è andato perfetto così. Non mi aspettavo un esordio così buono, direttamente in medaglia la prima giornata di gara, e per me è qualcosa di speciale nel giro di un anno riuscire ad arrivare in nazionale, ed ero già contento di essere arrivato in nazionale, e poi di battere persone con molta più esperienza di me e con molta anche forza fisica probabilmente più di me. E quindi sono veramente felice di questa cosa. Un grande risultato, naturalmente questo ha portato giovamento a quella che è la manifestazione, perché un vicentino che vince in un mondiale a Vicenza sicuramente ha ampliato ancora di più l'effetto mediatico, i giornali non fanno altro che parlare di questa tua prestazione, di questo tuo risultato. Curioso il fatto che appunto tu non ti sei mai allenato in queste zone, in queste colline della long distance tra Marostica e Bassano. Sì, in realtà il mio allenamento lo faccio nei dintorni di Schio, che è a 20 km dalla gara dove si è disputata, anzi 30 km dalla gara dove abbiamo corso ieri, e quindi fino lì non ci arrivavo mai con gli allenamenti, mi fermavo prima e quindi non li conoscevo quei posti. Quindi una scoperta, una rivelazione, e subito con questo importante risultato. Jaime, allora lasciamoci alle spalle la long distance, adesso ci sono altre tre gare molto importanti. Su quale delle tre tu giocheresti il jolly, facendo finta di essere a Giochi Senza Frontiere? Dove giochi il jolly? Tutte e tre. Ne hai solo uno però, eh. No, scherzi a parte, sicuramente l'anno scorso ho fatto un buon risultato nella middle in Portogallo, e per cui anche quest'anno penso di poter far bene lì. Io mi auguro che Luca Dalla Valle torni per fare la staffetta con noi, perché siamo comunque una squadra forte anche così, però con Luca abbiamo qualcosa in più e soprattutto abbiamo dei meccanismi rodati, che è importante comunque, perché io farò il lancio, il secondo se lo giocheranno probabilmente Mario e Piero, e il terzo è sempre stato Luca, per cui è importante anche avere una consuetudine. Detto questo, poi l'ultimo giorno sarà la sprint, io penso di essere pronto anche lì, però se dovessi scegliere, sceglierei la middle. Dunque domani sei chiamato a questo importante impegno, come ti sembra a livello tecnico dopo questa prima giornata degli avversari? C'è qualche delusione, qualche nazionale che vi aspettavate, invece qualche altra invece che si è subito dimostrata fortissima? Boh, innanzitutto mi sorrido il fatto che si dice, prima di venire qua magari si diceva i nordici, i finlandesi soffriranno il caldo e le salite. Ho visto ieri Samuli quanto le ha sofferte, e poi di delusioni non ne parlerei. Sicuramente ieri era rimasto fuori dalla finale Foliforov, che era uno dei favoriti, però è rimasto fuori per una rottura meccanica in qualificazione, sono cose che capitano. Io credo che avrà ancora più rabbia domani e sarà un cliente in più da battere. Torniamo a parlare di organizzazione, di questa grande macchina che è stata messa in moto per organizzare questo appuntamento, questo evento, da coordinamento sicuramente il Comitato regionale della FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, Mauro Gazzerro come vicepresidente anche del Comitato organizzatore, tanti tantissimi volontari, gli alpini, le associazioni della protezione civile, davvero avete messo in moto una grande macchina organizzativa. Ma un grande impegno, perché comunque l'appuntamento è prestigioso e non poteva essere altrimenti, dovevamo per forza coinvolgere in gruppi volontari, gli alpini, la protezione civile, e in questo ci hanno dato una gran mano tutte le amministrazioni comunali, perché comunque lo voglio ricordare, 23 amministrazioni, un'intera provincia, oltre chiaramente alla Regione Veneto, e questo poi ha consentito a pioggia l'intervento di tutte quelle associazioni di volontariato, fino ad arrivare anche alle società sportive della FISO, le società venete, che quindi
nelle diverse competenze territoriali sono poi intervenuti a sostegno anche sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo visto anche nella cerimonia di apertura tutti questi bambini che partecipano all'attività di orientamento, davvero un grande momento di festa, c'è stata una grande risposta fin dal primo giorno proprio con questa splendida cerimonia nel salotto, nel vero salotto bello e buono che è appunto Piazza dei Signori a Vicenza. Ma è stata sicuramente una bella presentazione e anche qui devo dare atto all'organizzatore, a Viale, di aver centrato l'obiettivo, perché comunque il nostro sport normalmente nei boschi sfugge all'occhio e invece in questo modo è stato proprio portato nel salotto buono, Piazza dei Signori, un palcoscenico invidiabile nel mondo, ed era anche poi la scommessa attraverso la quale in qualche modo lo sport, in questo caso l'orienteering, diventa il biglietto da visita di un territorio, delle sue eccellenze artistiche, culturali, gastronomiche. Se non si trascura mai nemmeno questo aspetto, dicevamo prima con il segretario generale della FISO Giuseppe Falco che queste manifestazioni poi hanno delle importanti ricadute su quella che è l'immagine e soprattutto la raccolta di quelli che sono i praticanti. Ecco, voi su questo siete convinti che poi ci sarà un ritorno? Ma noi viviamo in una regione sotto questo profilo particolarmente fortunata, sia in termini sportivi, perché non scopriamo oggi la ricchezza veneta sotto tutti gli aspetti sportivi. Devo riconoscere, qui forse il mio collega trentino non sarà molto d'accordo, anche che nell'ambito orientistico la federazione sta facendo molto e quindi il mio consiglio regionale sta lavorando molto bene, abbiamo incrementato in maniera importante il numero di tesserati di cui appunto parlava prima il segretario Falco e in questo senso siamo regione leader e abbiamo ben 30 società divise nelle 7 province. Quest'anno fra l'altro siamo riusciti a partire proprio con la prima società sportiva storica nella provincia di Rovigo e quindi abbiamo messo la bandierina anche nell'ultima provincia che ci mancava. Ecco, c'è da dire che sicuramente un grande risultato d'immagine, un grande risultato organizzativo, da qui in poi però c'è già subito un altro appuntamento che sarete chiamati, Altopiano di Asiago 2014. Diciamo che siamo già proiettati al 2014, soprattutto perché questa è la vetrina, il biglietto sarà chiaramente Corso Orienteering, quindi l'appuntamento principe della nostra federazione, e siamo già proiettati perché questo è il trampolino di lancio, il biglietto da visita, tutti gli occhi del mondo orientistico sono puntati su quello che facciamo noi adesso e quindi questo campionato del mondo diventerà il viatico per poter poi arrivare nel migliore dei modi all'appuntamento 2014. Fra l'altro il Veneto è ancora protagonista perché l'Altopiano di Asiago è ancora la provincia di Vicenza, quindi diciamo che il nostro comitato non solo in termini di tesserati a questo punto si distingue, ma anche per quelli che sono a questo punto i grandi eventi. Ringrazio Mauro Gazzerro che è vicepresidente del comitato organizzatore e presidente della FISO del Veneto. Noi siamo al termine di questo speciale dedicato al campionato mondiale di mountain bike orienteering. Ricordo che domani sera sempre alla stessa ora seguiremo la seconda giornata di gare, la terza per questa manifestazione con la media distanza, la gara che si svolgerà a Pozzolo di Villaga, invece venerdì ci sarà la gara delle staffette ad Alonte e infine sabato le sprint a Sossano. Da Luca Ginetto grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo domani sera.